Buongiorno, oggi siamo di nuovo in un'altra puntata di Caltanissetta Cacunta e siamo venuti a trovare una firma storica del giornalismo di Caltanissetta che è Totò Scarantino. Mi dovete scusare perché nel frattempo è arrivato gennaio, è arrivato il freddo e quindi la mia Siamo senza voce, voi. esatto, siamo tutti e Siamo due un po' senza voi. senza voce, però con tanta voglia di Ci parlare. difendiamo. Esatto. Per cui oggi, dato che vengo poi travolta dai miei compagni di dialoghi, vediamo se riesco a essere un poco ordinata nelle domande, perché con Totò vorrei affrontare tre argomenti e uno di passaggio. Gli argomenti sono le prime radio libere a Caltanissetta, le prime esperienze televisive a Caltanissetta, la Nissa perché ti tocca. E poi una domanda finale, ma che possiamo, anzi ti faccio da subito, così ce la togliamo Perfetto. subito. Tu che hai seguito anche la cronaca locale di Caltanissetta in 30-35 anni, 40. facciamo 40, 40, no, ti volevo togliere sono tanti, 42 ti volevo togliere un esattamente. po' di anni. Trovi che ci siano oggi ancora argomenti, temi del dibattito politico che non si sono risolti in tutto questo tempo, cioè che se prendessimo un tuo servizio televisivo di 40 anni fa, oggi replicheremmo quasi lo stesso genere di È dibattito? sempre la stessa cosa, l'ho sempre detto, tu mi hai tolto le parole di bocca. Ci sono dei servizi che risalgono a 30 anni fa, 40 anni fa, che io ho postato su YouTube, che se le dovessi mettere adesso sarebbero attualissimi, assolutamente attuali, che parlano naturalmente di una città povera, una città che si è intristita nell'arco di questi anni. E che credimi, ti giuro, io ho fatto di tutto per cercare di risollevare, perché nell'arco dei 40 anni ho fatto un sacco di trasmissioni, cercavo di aiutare questa città, ma mi sono accorto che è difficile, e per cui, sai, non dico che ho rinunciato, non ho buttato la spugna, anche se ormai ho l'età che ho, sono ormai fuori dai giochi. Però credimi, è difficile gestire questa città, e lo capisco, io capisco i sindaci che si sono alternati, tutti i politici che hanno cercato di fare qualcosa per questa città, che è veramente molto difficile. Ci si può provare, si ci mette una tanta buona volontà, ma credimi, è quello che ti dicevo poco fa, se io dovessi rimettere dei filmati di 30-40 anni fa, sarebbero assolutamente attuali in tutti i settori, dallo sport allo spettacolo, alla politica. Insomma, Alla pulizia, alla al pulizia, soprattutto lavoro. al lavoro, all'acqua che manca. Io mi ricordo che eravamo ragazzotti, andavamo sul Madonia Est a prendere freddo sulla neve, con la neve, a fare le riprese con le telecamere. Ma sono servizi che se metti adesso li puoi spacciare per fatti l'altro ieri, insomma. E allora partiamo allora Partiamo dalla prima dalla domanda in ordine, cioè radio. le radio private, quando sono nate a Caltanissetta e se c'è una continuità nella Caltanissetta di oggi? Allora, il Caltanissetta come radio ha un primato, uno dei pochi primati. È stata una delle prime città che ha messo in piedi una radio che fosse una radio come Dio comanda. E il merito è di molti personaggi, io dovrei fare tutti i nomi, ma sicuramente ne dimenticherei qualcuno. Ne ricordo solo alcuni, solo per la cronaca, oltre a Pippo Grosso naturalmente, Salvatore De Luca, Gigi Corso che non ci sono più. E Vittorio Trupia, che sono stati quelli che i grandi che hanno dato l'input. Poi ci siamo noi ragazzotti che venivamo fuori dall'Università di Palermo, io, Enzo Piemonte e altri amici, Terpente che non c'è neanche, anche lui non c'è più purtroppo, e molti altri, Aldo Medico che anche lui purtroppo non c'è più. Però eravamo tutti ragazzotti, andavamo in giro per la città con le radio a cercare a vedere se si sintonizzava, se si sentiva bene o meno. È il decennio dei paninari, di drive-in, degli yuppies e dei manager rampanti. A Caltanissetta il centro di ritrovo per i giovani è il Viale della Regione, luogo cult, cui si contrappone molto modestamente il Viale Sicilia. Lo sfoggio di moto, macchine e moda trova il culmine nelle domeniche mattina, dopo la messa, e lo struscio locale. Le emittenti televisive nissene sono seguitissime. È Totò Scarantino il primo vero presentatore televisivo locale. Una trasmissione, Gio Quiz, diverte i nisseni con giochi e ospiti.
La TV concorrente, Nissena TV Color, poi denominata Video Trinacria, controbatte con i TG letti da Rossana Santoro. Entrambi hanno il privilegio di avere pagine dedicate da TV Sorrisi e Canzoni. A TCS intanto si realizzano i gialli. Sergio Marchese è uno dei protagonisti. Buongiorno a tutti. Fermi tutti! Va bene, appunto, tutto a posto. E adesso che sono, me ne vado anche io. Arrivederci! Il 1982 è un anno denso di avvenimenti. Si dà il via alla gara di appalto per la costruzione dello stadio Pian del Lago, che verrà completato e inaugurato dopo 12 anni nel 1994. Nel 1983 la Nissa vince il campionato e ritorna in Serie C. Un traguardo raggiunto dopo 30 anni. Una città in festa porta in trionfo la squadra biancoscudata. Giovanni Italia ne è il simbolo. Nel 1987 la televisione locale TCS lancia il programma Tutti in classe, che vede la guida di un giovane Tony Maganuco e la massiccia partecipazione delle scuole in prima serata, impegnate in sfide tra classi e nel coinvolgimento di tanti genitori tifosi agguerriti. Gli indici di ascolto sono altissimi. In quell'anno, in un incidente stradale, perde la vita il giocatore della Nissa Marco Tommaselli, idolo dei tifosi nisseni. Aveva solo 24 anni. Peppe Nasca, che gestisce lo stabile di Seno, crea quartieri in festa. Tutta la città artistica è coinvolta. E con Peppe Nasca si dà vita al teatro della Reviviscenza, che si realizza nella scalinata San Francesco. Un'idea che fa rivivere fatti e storie della nostra città. Il debutto è con Zolfo Amaro. Ed è un gran successo. La Nissa è sempre più seguita anche in trasferta. I tifosi rischiano domenicalmente l'infarto per le radiocronache di Radio CL1 di Salvatore De Luca. L'arbitro dà il via per la battuta. Il colpo di testa di Italia! Ed è gol! Gol! Ha segnato Italia di testa! Il gol 1-0 per la Nissa. Stiamo parlando degli anni 70. Gli anni 70 nasce Radio CL1. Radio CL1, c'è qualcosa di nuovo nell'aria, non so se ricordi questo. No, negli anni 70 avevo 3 anni. Appunto, non lo puoi ricordare, però è nata con una città tappezzata di manifesti, diceva soltanto c'è qualcosa di nuovo oggi nell'aria. Una cosa che tu dici, ma che cosa dice? E poi alla fine è nata Radio CL1, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto di tutto per rendere questa radio professionale. E si faceva la radio in maniera diversa da adesso, c'era gente che studiava prima di andare in onda, perché magari raccontava la storia del rock, raccontava la storia del jazz, perché erano a temi anche, oppure faceva il semplice notturno, il mattutino. Eravamo dei divi, credimi, io non ti dico una fesseria se ti dico che noi firmavamo autografi, non sto scherzando, è una cosa che la gente non ci crede. Cioè, ci fermavano per strada, perché fermavamo, perché eravamo le voci, allora la gente che facevano compagnia, la gente era abituata a sentire soltanto Radio 1, Radio 2, per chi aveva la possibilità di ascoltarla, perché era in modulazione di frequenza, perché erano le grandi medie che andavano a portarla. Poi con la modulazione di frequenza nacquero le radio private. E come ti dicevo, sono tutti con Pippo Grosso, con Gigi Corso, con Toto De Luca. Io cominciai a lavorare con loro, nel senso che nacque Studio Tris, perché con la radio era abbinata un'agenzia pubblicitaria, perché avevamo bisogno di soldi per tirare avanti. E io ero l'agente pubblicitario di Radio CL1, praticamente Studio Tris. Lo Studio Tris era di, diciamo, dove c'era adesso Look, praticamente calzature, sì, in piazza. Sì. E portavamo avanti un discorso di pubblicità nuova, diversa, fatta con i coretti, con il jingle. Ecco, quindi nacquero queste nuove figure, che sarebbero i copywriter, gli art director, quelle che si facevano, le deadline, non le chiamavamo, gli slogan, come si diceva in termini. E quindi anche lì siamo stati i fautori di una cosa che faceva piacere.
Io poi dopo un po' abbandonai la radio dopo alcuni anni perché nacquero le televisioni, quindi io mi dedicai sempre alla pubblicità sotto un certo punto di vista, però poi ho dedicato il resto della mia vita alla televisione. Ho fatto 42 anni di televisione, io ho collaborato con la RAI per 40 anni, con l'Antenna Sicilia, ho collaborato come fornitore di immagini, eccetera, eccetera. Però rimaniamo sempre alla radio, quindi vuoi fare qualche domanda particolare? Sì, quali erano le trasmissioni? Perché io ricordo più che altro le radio negli anni Ottanta, c'erano molte trasmissioni musicali con le Sì. dediche, nacque, diciamo, questa anche, come Questa dire, forma, questo questa nuovo forma modo di di comunicazione comunicazione col tra chi pubblico. ascoltava a Sì. casa e chi era presente invece in studio. Sì, questa era uno dei punti di forza di una radio, anche la nostra, cioè coinvolgere la gente più che coinvolgerla a casa con le dediche, cioè, la gente doveva sentirsi padrona anche lei facente parte della radio, in quel caso di Radio Cellone. Io sono innamorato di Radio Cellone perché è stato il grande amore della mia vita, l'ho sempre detto, Pippo lo sa, ogni volta che ci vediamo mi dice ma torna, vieni qualche volta, io vengo con piacere, ma credimi. È come una vecchia, tra virgolette, vecchia passione che ritorna sempre ogni volta che dicono Radio Cellone. Quindi io tornerei a stare dalla mattina alla sera a trasmettere a Radio Cellone. Purtroppo io ho abbandonato il lavoro per problemi di malattia, anzi io mi scuso perché non sono più quello di una volta, nel senso che riesco in questo momento a parlare, ma purtroppo è qui, possiamo dirlo tranquillamente perché non mi vergogno di niente. Io ho il morbo di Parkinson, ho il diabete, ho tutta una serie di malattie e di problemi che non mi consentono di andare in radio, in televisione, perché non mi aiuta. Però lo farei volentieri. Io Diciamo con la testa, sì, io con le passerei competenze e ci la mia vita a sarebbe fare. E quindi sotto questo punto di vista Radio Cellone 1 è stata veramente una casa. una casa, ci siamo trovati benissimo, ci sono tutti, io ti potrei fare 30-40 nomi, ma non li faccio perché sicuramente dimenticherei qualcuno, quindi non mi sembra giusto, però molti lo sanno perché hanno seguito, Caltanissetta ha seguito sempre Radio Cellone 1 e sa chi sono i nomi, diciamo. E tutto sommato comunque è un'esperienza che ha Sì, resistito ai fino ad ora, cambiamenti, finora ha resistito. considera che io ho collaborato, ti dicevo poco fa, con delle emittenti anche televisive. Forse sul fronte della televisione qualcosa di diverso è accaduto. Purtroppo adesso con la televisione, con i problemi economici che ci sono a livello nazionale, figurati, uno dei primi a pagare lo scotto di queste cose sono la radio e la televisione. Perché, e soprattutto i giornali, Certo, tutta perché quanta ormai tutti sta. danno contratti che sono di solidarietà, le televisioni chiudono, io ho collaborato con Antenna Sicilia e Antenna Sicilia praticamente ha chiuso i battenti come emittente, se non soltanto per qualche cosa di insieme, qualche vecchia trasmissione, eccetera. Però se un colosso come Antenna Sicilia Antenna chiude. Sicilia, che era una delle principali televisioni del sud Italia, Sì. del gruppo Ciancio, a quel punto deve chiudere, quantomeno non dico chiudere, ma ridurre di molto, ha licenziato praticamente quasi tutti i giornalisti. Io faccio alcuni nomi, oltre a Umberto Teghini, Cese, La Rosa, Salvo La Rosa e altri simili, e sono stati costretti ad andare in altri emittenti. Ma sminuendo il loro lavoro, perché sono state persone che hanno fatto televisione anche loro per 30 anni, 40 anni, e adesso si trovano, non dico in mezzo a una strada, ma insomma si ritrovano a fare delle cose che non sono più quelle di una volta. Anche la qualità ovviamente La poi qualità ne risente, deperisce perché ne certo, risente. Non c'è più neanche la stabilità delle troupe, non c'è la stabilità di una linea e quindi editoriale, devi quindi. accontentarti di quello che passa il governo, come si suol dire, quindi avere dei cameraman che devono lavorare 24 ore su 24 con un compenso irrisorio, tutto sommato. Io porto avanti un po' il discorso dei colleghi giornalisti Certo. che sono costretti. Io ho parlato in questi ultimi 2 giorni con 2 colleghi, non faccio i nomi, ma uno è partito per Asti, un altro se n'è andato a Forlì, ed erano una forza tremenda. Dei quotidiani, della radio, veramente molto bravi, ma se ne devono andare perché hanno famiglia, non possono più campare. Questo purtroppo è uno dei punti dolenti
di questo periodo. E questo poi vuol dire affidare anche la cronaca, le informazioni in generale diciamo, a un tipo anche di professionalità mordi e fuggi, che non ha, Sì. appunto, parlavo poco fa di linea editoriale, perché la stampa poi è quella che consente alle persone di farsi delle idee e delle opinioni. Invece quando queste idee e opinioni vengono filtrate senza professionalità, senza un'idea complessiva di quello che sta accadendo, c'è il rischio anche di, insomma, Sì. creare delle false verità. Falsa verità. Ma sai, io ho vissuto questo periodo splendido delle emittenti, quindi ho i più bei ricordi. Vedere quello che succede adesso sinceramente mi piange il cuore, perché hai ragione tu, cioè, non, vedi che le cose non sono filtrate, sono non vere molte volte non vere, sono le fake news, sono più di quello che uno si possa immaginare, Cioè, il insomma. fatto che tu mi dicessi poco fa che voi andavate direttamente sui luoghi a prendervi il freddo, e tutto sommato la nostra era un'esperienza locale, vuol dire che però c'era la possibilità di avere i rimborsi spese, che Sì, comunque quel si mio. procedeva cercando la notizia Certo, sul luogo e sì. senza fidarsi magari della velina che Perché arrivava. una cosa hai ragione tu, una cosa è andare sul posto, seguirle, una cosa è aspettare la velina che ti arrivi E che tu e riproponi. rimbalzare soltanto la notizia in questa maniera. Insomma, non è più giornalismo questo, è soltanto passacarte e basta. Infatti, però sul fronte delle televisioni, qual è stata la prima TV locale a Allora, Caltanissetta? la TV locale è stata Telenissa, che era una TV via cavo, viene da sorridere, cioè nel senso che è stato quel pazzo scatenato dal notaio Italico, amico, il mio Nino, Nino Italico, amico, che ricordiamo con affetto e con stima. affetto, grande personaggio, straordinario. Ci siamo fatti discussioni sulle televisioni. Lui è stato il primo che ha conosciuto Silvio Berlusconi, quando ancora Silvio Berlusconi era un piccolo palazzinaro, editore di Telenord a Milano. E lui l'ha conosciuto, ci ha avuto a che fare, nel senso che ha scambiato con lui ha avuto molte discussioni su come si dovesse impostare la televisione, quindi ecco, Nino è stato straordinario. Però come ti dicevo, una televisione via cavo è difficile che attecchisca a Caltanissetta. Mi ricordo che serviva una parte di quello che adesso è via Turati, E c'era basta, qualche sì. palazzo, cioè, allora tu andavi col tecnico, portava i chilometri di filo, che è una cosa che non stavano in piedi niente, però ci ha provato, ci ha provato. Poi nacque, grazie alla signora Andolina, una signora napoletana, anche lei agguerritissima, nacque Nissena TV Color, che allora era la Redentore. C'era questo capannone a Redentore, c'era Filippo Derrigo e qualche altro amico che hanno messo in piedi questa cosa qui, e subito mi chiamarono quando loro hanno perché io ero conosciuto, diciamo, a Caltanissetta perché facevo Radio CL1, eccetera, per cui ho cominciato a fare dei programmi televisivi. Nacque di sera, tipo quello che ti dicevo, e per la prima volta, intanto stiamo parlando di una cosa, inquadriamo il periodo, esisteva Rai 1 soltanto, poi nacque Radio Certo. 2, rigorosamente in bianco e nero, chiaramente, queste Sì. cose di due. E io che feci un programma, mi ricordo che si chiamava Joe Quiz, che ha avuto 366.000 schede di adesione. Sai cosa significa 366.000 schede di No, adesione? soprattutto considerato che non c'erano i fogli di Excel in cui No, inserirli, quindi si solo facevano a a mano. mano, cioè proprio ti arrivava questa cosa qui, sarebbe l'indice di ascolto di Rai 3 adesso, di pomeriggio, 366.000 schede. Allora TV Sorrisi e Canzoni venne, mandò un fotografo, Marcello Salustri, e mi fecero un servizio su TV Sorrisi e Canzoni, perché il boom di queste 366.000 schede fu una cosa Certo. tremenda. Un gioco stupido, tutto sommato, ma dozzinale, lo direbbe adesso. Però la gente da casa partecipava, alzava il telefono e rispondeva ai quiz, vinceva i premi, vinceva i detersivi, vinceva il piccolo motorino e cose varie. E lì cominciò, ecco, la vita di Nissena TV Color. Naturalmente c'era il telegiornale, c'era la signora Andolina che leggeva pure il telegiornale. Restò memorabile un aneddoto, che mentre leggevi il telegiornale qualcuno parlava
e dava fastidio a lei che leggeva il telegiornale, si tosse una scarpa e cominciò come quel politico russo che si toglie la scarpa, sì, e cominciò a battere sul tavolo. Vogliamo fare silenzio che io sto lavorando. Ecco, è un aneddoto tanto per dire che... Insomma, ma allora si andava in diretta o in differita? No, si andava in diretta. Con la Nissan TV Color si andava in diretta. Certo, c'erano dei servizi registrati, perché doveva essere così, ma era rigorosamente in diretta. Poi io nei primi anni 80, cioè proprio nell'80, mi nacque TCS, Telecentro Sicula, che fu messa in piedi da una serie di persone che erano il dottore Fabio Ginevra, Pasquale Benza, radiologo conosciuto a Caltanissetta, e come lui altri personaggi che misero in piedi questa emittente. Io, a me piacque questa nuova emittente, anche appena erano andati via i proprietari della Nissan TV Color, noi non avevo più un accordo con con il nuovo proprietario, anzi litigai con questo proprietario, per cui me ne sono andato e subito comincia le trasmissioni con Telecentro TCS e Telecentro Sicula anni 80. Anche lì indici di ascolto paurosi, altissimi, grandissimi indici di ascolto, e c'erano trasmissioni come Aquarius, trasmissioni come Gran Galà, era quella trasmissione che facevo io con delle coppie, marito e moglie, insomma una cosa simpatica. E naturalmente entrarono tutta una serie di giornalisti professionisti, che erano Giorgio De Cristoforo, Lino La Cagnina, tanto per fare solo alcuni nomi, ma te ne potrei fare tanti altri, che hanno dato un tocco diverso ai telegiornali come erano prima, perché chiaramente personaggi come Giorgio, che è stato il caporedattore della Sicilia negli ultimi anni a Catania, e come Lino La Cagnina, come Toto De Luca, hanno cominciato con TCS Spazio Sport, che era un indice d'ascolto altissimo, tutta Caltanissetta seguiva lo sport tramite TCS Spazio Sport, che restò memorabile questa cosa. E poi anche i giovani rampanti come Tony Maganuco, che fecero delle trasmissioni per i ragazzi, per le scuole, tutti in classe, oppure Microfono d'argento, una specie di zecchino d'oro, diciamo. Ecco, io ho anche lì bellissimi ricordi di tutti i personaggi che hanno vissuto accanto a me questi periodi meravigliosi della vita. Allora, in tutto questo racconto ci sono due elementi che forse oggi non ci sono più. Il primo è l'investimento dei privati. Sì. Cioè, i nomi che mi hai fatto sono nomi di persone, professionisti, sì, che non facevano questo di mestiere, no, ma che hanno creduto che la comunicazione in quel momento, tra l'altro l'Italia, non soltanto nostro, fosse un nuovo contenitore di sviluppo, di novità, un nuovo modo anche per stare in mezzo alla gente. E quindi primo l'investimento privato, che oggi non c'è affatto, e secondo il fatto che ci fosse questa partecipazione corale, cioè una coppia di cittadini nisseni che in qualche modo si svelava all'interno di una trasmissione, forse un po' senza pudore, in maniera allegra, divertente, sì, però ecco, questo esporsi, forse oggi anche questo è venuto a mancare. Quindi questi due elementi che fanno parte di un'identità cittadina, no? Il credere in una cosa e investire denaro, è il credere nella tua comunità e quindi riuscire anche a parlare, anche a prendersi un po' in giro, tutto sommato anche non so, andare a far vedere qual era la competenza scolastica di una classe, insomma, metteva un, sì, po' di imbarazzo, era una cosa in cui ci si esponeva, per l'appunto. Forse questi due elementi sono venuti a mancare, sì, hai ragione. Non c'è nessuno. Sì, perché io ricordo questi professionisti, tra virgolette, venivano ogni pomeriggio, salivano in televisione, erano come dei bambini con il giocattolo, e anche loro collaboravano, mettevano il ditino sul mixer, perché imparavano delle cose nuove anche loro, e per loro era un divertimento in un certo senso. Però hai detto bene, cioè, noi capivano anche che c'era la possibilità di fare anche un investimento tutto sommato vantaggioso. E lo stesso, appunto, come dici tu, anche per le coppie, che piano piano si avvicinavano a questo nuovo modo di fare televisione, perché ora sono tutti, fanno quiz, tutti, sì, ma allora anche la RAI non aveva tutta questa partecipazione del pubblico da casa con quiz o con cose che simili. L'emittente, la radio privata, la televisione privata, sopperiva alla mancanza di contatto diretto, sì, con le famiglie, che la RAI non aveva allora, insomma. Ma in queste tue esperienze, quali sono gli incontri diciamo con persone che magari hai intervistato, che sono venute a Caltanissetta, che ti hanno colpito di più?
Guarda, ti potrei fare un esempio di tanti nomi, perché allora c'era la cosiddetta Prima Repubblica e io ho fatto decine di interviste con personaggi come Almirante Gava. Gava era per esempio una potenza enorme, era quello che solo a Napoli aveva impiegato metà dei napoletani nelle poste, perché allora fu ministro delle poste. Poi c'è Almirante Spadolini, De Mita, tutti intervistati, tutti sentiti. Io ricordo una passeggiata con Spadolini, questa montagna, perché era enorme, enorme, che siamo usciti dalla prefettura e ci siamo fatti a piedi, lui a braccetto con me, io gli facevo l'intervista, lui si è voluto mettere a braccetto e siamo arrivati fino al comune, in piazza. Quindi siamo fatti tutto Corso Umberto con l'intervista. Questi sono dei ricordi meravigliosi. Altri ricordi belli sono personaggi del mondo dello spettacolo, della musica. Ti dirò che io, per esempio, racconto questo aneddoto. Adesso lo posso raccontare perché la RAI non mi può fare niente. Allora, Torri Gemelle. La RAI chiama a raccolta tutti noi che eravamo dei cameraman, che lavoravamo con la RAI, perché eravamo in allarme. C'era Sigonella che era in allarme, ti ricorderai, perché si aspettava un attentato anche a Sigonella, eccetera. Ero con Antonella Guerrieri, la giornalista di Catania. Ci mandano all'aeroporto di Catania, non ci dicono all'inizio che cosa dobbiamo andare a fare, dicono andate avanti, vi telefoniamo e vi diciamo cosa dovete fare. Poi a un certo punto ci chiamano e dice c'è il TG1 che vuole un'intervista con un cantante che sta transitando dall'aeroporto di Catania con un aereo privato, perché volevano l'intervista con quale americano che raccontasse qual era il clima per ora. Il cantante chi era? Lionel Richie. Lionel Richie, lo ricordo per coloro i quali non hanno la mia età, è il cantante dei Commodores, è stato il cantante, ora è diciamo canta da solo, come solista, è uno dei più grandi solisti al mondo, come voce, questo ragazzone nero, ma allora era con i Commodores. Tu considera che i Commodores sono stati la colonna sonora della mia vita. Io L'emozione. arrivo a Catania, no, ti racconto questa aneddota che è bellissima, e io vedo scendere dalla scaletta di questo aereo, eravamo soltanto in quattro persone perché l'hospitality ci aspettava per fare questa intervista. E vedo scendere questo simpatico, io mi tremavano le gambe. Partiamo con l'intervista e io sono completamente rimbambito, preso dal personaggio. Antonella Guerrieri comincia l'intervista in inglese, eccetera. Io mi accorgo dopo 20-30 secondi che è partita l'intervista che io non avevo attaccato la registrazione. Non c'era la famosa lampadina rossa. Quindi avete dovuto Sì, ricominciare. ma meno male che mi sono accorto di questa cosa. Ma tu ti immagini, io ritornavo alla RAI di Catania, io gli dicevo non ho fatto l'intervista perché ho dimenticato di attaccare. Non mi è mai successo, eh. Questo per dirti come l'emozione molte volte mi colpì. E poi chiaramente tutti i cantanti allora o personaggi di spettacoli, di teatro, eccetera. Non faccio i nomi, non li faccio tutti, ma ti posso dire Mattia Bazar, Gabriele Carlucci e tanti altri, insomma, che veniva spesso il Cantagiro qui a Caltanissetta. Allora il Settembre Niseno era qualcosa di Sì, è straordinario. molto, molto sentito. Io ho lavorato col comune, allora fu uno degli ultimi lavori che feci. Io avevo una società di organizzazione spettacolo. Non prendevo i cantanti io, ma davo tutto quello che era il Il supporto supporto logistico. logistico che c'è. Io ti sto parlando naturalmente di Patti Pravo, sto parlando di Mattia Bazar, sto parlando di grossissimi artisti di allora. Era meraviglioso lavorare allora. Michele, tu come andate? Mi pare anche molto molto bene. Sì, ma è un'esperienza secondo me che bisognava Al di fare. là di quei pochi minuti, io parlo proprio No, entrare nel vivo di una manifestazione del genere.
è una, sicuramente una manifestazione grossa, e poi entrare nel vivo, frequentare delle persone che sono dei professionisti del settore, per chi sogna in questo settore, penso che sia importante. Tutti gli spettatori delle due che ci stanno seguendo da molto tempo, e un grazie a tutti i ragazzi e le persone che sono venute a seguirci nonostante questo gran caldo. Grazie. Mi piace molto stare con i giovani, è una cosa veramente divertente, simpatica. Questo cantagiro per te cosa significa? Ma significa rapporto con tanta gente, girare l'Italia, conoscere meglio un po' tutti quanti, tutte le persone, le più belle città d'Italia. Sto parlando di grossissimi artisti di allora, e era meraviglioso lavorare allora. Che cantavano forse sia nella Regina Margherita che al Palmintelli. Al Palmintelli, oppure cantavano anche in piazza, c'erano cioè, dei palchi montati in piazza. Cioè. E io adesso non le ricordo tutte, ma potrei fare decine e decine di nomi, naturalmente, anche come Pat Metini, Baglioni, sì. Venditti, i Pooh, c'era mio fratello che faceva l'autista, i Pooh era al servizio d'ordine, non aveva neanche i soldi, non aveva neanche l'età per la patente, guarda, per darti l'idea, però allora erano veramente momenti splendidi che ricordo con molto piacere. Allora, visto che abbiamo parlato di Palmintelli, ti tocca parlare della Nissa. Nissa, guarda, la mia vita è stata anche in parte, diciamo, una grossa fetta dentro la Nissa, perché io ho avuto un padre, Peppe Scarantino, che è stato un grande giocatore per la Nissa, è stato il capitano, è stato in Serie C, è stato quello che ha portato la Nissa allora, stiamo parlando degli anni 40 chiaramente, e mi ha insegnato tantissime cose, perché sono stato con lui sia quando è stato, non dico giocatore perché io non frequentavo il campo ormai, ero troppo piccolo, ma ti dirò per quanto riguarda poi il suo essere allenatore, perché è stato l'unico allenatore della Nissa che ha vinto tutte le partite in un campionato, tutte le partite. Poi è stato dirigente, accompagnatore, è stato scopritore di talenti, lui andavamo. Io ero piccolo, mio papà mi portava in Veneto a vedere i tornei estivi e se ne tornava sempre con dei giocatori che a Caltanissetta tutti ricordano con grande piacere. Ti faccio un esempio: Renato Pavanello, che era soprannominato Ringo, che la gente ricorderà, ora è morto da qualche mese, ma era un personaggio straordinario, un grande giocatore, e lui andava lì, lo comprava lui,
molto spesso. Poi tornava qua a Caltanissetta e diceva: ho comprato 4x4 soldi questo giocatore che è straordinario. E sono tutti giocatori che hanno fatto la storia del calcio nisseno, che molti ricorderanno. Io ho detto Andrea Pavanello, ma ne potrei dire tanti altri. Ma anche lì, diciamo, l'investimento da dove proveniva? Da pazzi. Da pazzi scatenati. Vabbè, quindi anche oggi diciamo sono abbastanza, sì, pazzi. Guarda, io ho dei ricordi meravigliosi e nello stesso tempo non belli, nel senso che allora tu, parlo di tu dirigente o tu presidente, nei tempi facevi firmare tutta una serie di cambiali pure a tutti i dirigenti per tirare avanti, e questi pazzi, compreso mio padre, firmavano delle cambiali. E mia madre, che me lo ricordo, gli diceva: ma chi ti ci porta a te spendere tutti questi soldi che non hai, tra l'altro devi firmare cambiali, e poi la domenica magari ti dicono parolacce, il pubblico ti dice che sei un cornuto, tra virgolette, uso questo termine proprio così, perché così il pubblico era così, perché non hai preso il giocatore che volevano loro, oppure sei in classifica, magari la lista non andava bene, e tu ti pigli tutte queste contumene, tutte queste cose qui, e non solo, ma ci rimetti pure soldi, macchina, tempo, insomma, ci rimetteva la qualunque. E quindi i ricordi sono bellissimi, perché c'ho dei ricordi con i vari Renato Pavanello, Adamo, Cipollone, che sono rimasti poi molti a Caltanissetta. Cipollone è rimasto qui. E io ero piccolino, nel senso che avevo 10 anni, 11 anni, 12 anni, e andavo in giro per gli stadi con mio padre, quindi ho respirato profumo di spogliatoio della Nissa come non mai, guarda, e quindi ho bei ricordi. La nostra conversazione, Toto, potrebbe estendersi, sì, diciamo, in maniera atemporale tra aneddoti che sicuramente conservi gelosamente, e tante altre esperienze, incontri. Però volevo chiudere facendo questa considerazione, che tutto questo quadro che tu hai descritto e che ha alla base un'Italia diversa, ha anche un'altra componente che io sento di diversità, che è la passione. Perché alla base, diciamo, di questi pazzi della Nissa, alla base della TV, dell'esperimento della TV via cavo, del notaio amico, alla base di Radio CL1, che è l'unico elemento che mi piace appunto evidenziare, che è un elemento di continuità per tutti questi anni, è vero che c'erano delle passioni, cioè c'erano persone che credevano comunque anche in un modo di spendersi a servizio della città, in maniera, diciamo, con impegni personali. E dato che abbiamo finito di parlare di Nissa, vuoi fare tu un lancio per concludere il nostro incontro con un filmato che magari potrebbe anche essere un auspicio? Il filmato che è un auspicio e nello stesso tempo per ricordare mio padre. Sì. Allora, la Nissa stava fallendo. Ci fu un periodo che la Nissa andò in mano a delle persone che stavano facendola fallire. Allora ci siamo riuniti un po' tutti per fare un appello ai nisseni per partecipare a una trasmissione dove avremmo dovuto trovare, non dico fondi, ma insomma cercare di salvarla la Nissa. E abbiamo realizzato un filmato in cui si vede un nonno e un nipotino che vanno allo stadio, e il nipotino va a giocare. Il nipotino sta giocando al nuovo stadio che ancora non era stato consegnato, e va verso mio padre, verso il nonno, e gli dice: nonno, nonno, è qui che giocherà la Nissa? E si vede il nonno, quindi mio padre, che non risponde a questo bambino, però ricorda quelli che sono stati i fasti di una Nissa gloriosa di Serie C, eccetera. Alla fine piglia il bambino per la mano ed escono mestamente dallo stadio. E alla fine dice: vuoi salvare la Nissa? C'è una scritta che dice: tu vuoi salvare la Nissa? Allora partecipa alla trasmissione, eccetera, eccetera. Questa è stata la cosa più bella che io ricordo. Quindi chiudiamo con questo filmato, che possa essere anche un filmato di speranza, perché qualcosa migliora per lo sport nisseno, per tutti quanti nisseni, e anche per gli impianti sportivi, visto che ancora oggi quell'impianto non è pienamente, diciamo, gestito e fruito. Grazie ancora e via con il servizio.
nonna, è qui che giocherà la Nissa.